Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, beh, per forza che deve andare bene. Sta uscendo un disco di inediti nuovo tra poco. È uscito appena il singolo nuovo. Nuovo video, nuova collaborazione, nuova produzione. Tutto nuovo, bellissimo questa cosa. Sì, tutto nuovo, bellissimo, stimolante. Un sacco di cose da fare, belle. Quindi sì, grande periodo. Belle, belle, belle. Allora, questo nuovo album, che è ancora work in progress, ma credo insomma l'uscita sia più o meno imminente. Possiamo ipotizzare una data a proposito? Guarda, non ancora, perché abbiamo intenzione di far uscire prima dei singoli. Uno è già uscito adesso, sento solo il presente, è uscito a maggio. Poi a settembre ne uscirà un altro. Okay. Poi si vedrà un po' in corso d'opera, appunto sempre sull'onda di sentire solo il presente, ecco. Bene, bene, bene. E un po' un'inversione di tendenza per focalizzare l'attenzione su una canzone alla volta, e che è anche tra l'altro più semplice da far arrivare alle persone, che chiaramente un singolo è più accessibile di un album intero. Qualcuno la chiama, per volta. La chiama strategia di marketing. Bravo, bravissimo. Ok. Senti, la produzione, ma non solo, ma anche proprio le parole, intanto sono di Checco De Modà. Com'è nata questa bella collaborazione che mi pare ti gasi molto? Insomma, dalle tue dichiarazioni, ho letto un po' di interviste, insomma, ti trovo molto molto positiva. Sì, guarda, è nata proprio dalle nostre volontà, cioè parte da noi proprio come persone, che siamo trovati su vari fronti in sintonia, e quindi è venuta fuori questa bellissima idea di collaborare, e io sono molto molto contenta, e lui anche super gasato, che tra l'altro fa per la prima volta il produttore, e quindi è grande emozione. Sta facendo un sacco di cose, che ecco, cioè sta scrivendo per un sacco di gente, oltre che per i Modà, ovviamente. È prolifico, insomma. Prolifico. Beh, è il Pharrell Williams italiano, insomma. è vero. Mettono zampino un po' ovunque. Senti, invece devo chiederti una cosa. Allora, tu nasci principalmente a livello di notorietà, non certo dal punto di vista artistico, insomma, perché già cantavi, avevi le tue belle esperienze, avevi le tue band, eccetera. Però il punto di maggiore notorietà, ovviamente, è arrivato con la partecipazione ad Amici, no? Quando sì, è stato? Sì. 2 anni fa, mi pare? Vado un po' a memoria. No, tre anni fa. 3 anni fa, caspita, come più, passa il tempo. 2010, 2011, quindi quasi 4. Quasi 4. Senti, in quell'occasione, beh, insomma, è andata molto bene, sei stata tra le più apprezzate, poi è arrivata anche Sanremo con il singolo Scintilla, insomma, un bel periodo. Adesso io ho l'impressione che tu abbia proprio il classico momento della maturità. Io azzardo, è una mia sensazione, può darsi che No, hai ragione, infatti mi auguro che si percepisca come l'hai percepito tu, che chiaramente in questi anni ho fatto un sacco di cose e come tutti cambio e cresco, chiaramente rimanendo sempre la stessa, certo. Cioè, non voglio dire, però si fanno dei percorsi che ti insegnano a stare nelle situazioni in un modo diverso e ad affrontare anche le cose in un modo diverso, e questo mi auguro che si percepisca da quello che sto facendo adesso. Okay, no, per quanto mi riguarda si percepisce come. Ma tu guardi ancora Amici, visto che è finito da poco, insomma, ti capita? Beh, la finale l'abbiamo guardata tutti, okay. Dai. Sei d'accordo con tutti i verdetti? Io, guarda, sì, sono contenta, perché mi sembra che tutti abbiano avuto il loro grado di soddisfazioni, in sostanza. Okay. I Dear Jack stanno facendo un botto, hanno preso il primo della critica e Deborah ha vinto, e quindi direi che sono uscite 2 belle cose quest'anno da Amici. È vero. Anche tu hai vinto il premio della critica, eh? Anch'io. Giusto per parlarne, ecco. Sì, no, esatto. Bene. Senti, invece questo album viene presentato intanto da questo singolo che è uscito credo il mese scorso, insomma da qualche settimana, sì. Che si chiama Sento solo il presente, sì. Con una copertina che tu hai presentato su Facebook, questa è la nuova, esatto. No, è così, i nuovi social ci cambiano la vita, anche dal punto di vista artistico. Che singolo è? Come potresti presentarlo ai tuoi fans, al pubblico, ai curiosi, ai parenti, a quelli del condominio, insomma cosa diresti? Guarda, è una canzone sicuramente passionale,
con una grande voglia di lasciarsi trasportare dalle cose che mi succedono, quindi il ritornello direi che è molto chiaro quando dice non sento più niente, sento solo le onde mentre sbattono forte, sento che non può succedermi niente, capito? È tutto lì, è molto chiaro, molto diretto, semplice, il classico cerchio che si chiude. Insomma, Checco te l'ha cucita addosso, diciamo. Sì, ok, sì, okay, sì, va bene. Allora, è stato proprio bravo. L'ascoltiamo subito e ti auguriamo un mondo di bene e poi quando uscirà l'album, i prossimi singoli, magari ci risentiremo con molto piacere, ok? Ok, ok. Grazie mille. Allora, presto. Grazie mille, Annalisa. Buona grazie estate, in bocca al lupo. Questa è Crepi. Sento solo il presente. Ciao. Ciao.